Sì, E io Giovanni, là io sono saluto ancora Salvatore inattivo. Formato, siamo Sì. distanziati, Aspetta, aspetta. Se siamo riesci, più che distanziati. lo so. È COVID free questa. Aspetta che ce l'ho di qua. Vai. È la mia prima intervista COVID free a Salvatore Formato e insomma, si è respirata aria di pallacanestro tutto sommato, dico bene, vista dal Sì. campo. Sì, mi fa strano parlare con te in maniera virtuale, anche se sei lì, però no, sì, è stata una partita, una prima amichevole, quindi si sono viste cose abbastanza oscene da tutte e due le squadre, però ci può stare. È stata partita vera, come ci aspettavamo. Sicuramente abbiamo peccato qualche errore nel finale di inesperienza e di lucidità. E niente, ho provato a far giocare, a ruotare gli uomini. Tenendo conto dei minutaggi, però poi devo dire la verità, sono onesto, l'ultimo quarto sono un po' saltate queste cose. Abbiamo provato a tenere tutti sotto i 30 minuti. È chiaro che quella bomba di Mascherpa e poi quel fallo antisportivo, che secondo me non è antisportivo mai, ci hanno ammazzato, però onore e merito alla Viola, che comunque è stata più concreta stasera di noi. Atmosfera molto particolare, dicevamo, il risultato degli altri campi è che Matera è andata a vincere a Taranto e che Rieti, come era normale, ha dilagato in quel di Formia. Che campionato ti aspetti dalla tua Mastria per questa nuova stagione? Mi aspetto un campionato molto molto difficile, perché al netto della situazione del Covid, che insomma ci tiene tutti un po' sulle spine, ma mi aspetto un campionato dove veramente bisognerà andare a sudare su ogni campo per poter provare a vincere, e lo dimostreranno anche le prossime partite. Credo ci siano dei grupponi all'interno di questo campionato, una prima fascia, una seconda fascia, la terza fascia. E credo che però all'interno delle fasce sia complicato andare a strappare 2 punti fuori casa, nel momento in cui poi voglio vedere le squadre quando e se purtroppo si abbatterà il Covid, su alcuni giocatori piuttosto che su altri. Abbiamo avuto modo di confrontarci spesso su questo e l'auspicio è che possa tornare tutto in chiave regolare e naturale, perché fondamentalmente anche per me commentare una partita senza il video è stata un po' come fare una pizza senza la mozzarella, passatemi il termine, ma anche per me è stato tutto molto complicato. Salvatore, MVP della sfida a tuo avviso, Giulio Mascherpa? Secondo me sì, perché ha fatto veramente 2 quarti, 3 quarti camminati, veramente, e poi ha acceso l'ultimo quarto, ma veramente ha camminato 3 quarti e poi ha dominato l'ultimo quarto. Da giocatore senior, esperto qual è, da giocatore probabilmente anche di una categoria sopra, ha ucciso nell'ultimo quarto. E ti ripeto, per i primi 3 quarti è stato veramente per fatti suoi, insomma, è stato lì, ha studiato la partita, non si è consumato in difesa, in attacco non ha preso troppe iniziative, però quando è contato, indubbiamente lui è genovese con i suoi pop, con le sue situazioni di uscite e blocchi atipiche per un 4, con questo tipo di quintetto che loro hanno potuto giocare, ci hanno messo in difficoltà. Come sta Marco Cucco? Bene, è solo un affaticamento all'adduttore. Abbiamo deciso con lo staff fisioterapico e col medico di non rischiarlo oggi, perché sinceramente, per quanto mi possa piacere poter vincere a Reggio Calabria, però la salute dei giocatori in questa fase del campionato viene prima di qualsiasi cosa. Batti e ribatti con lettera al ministero, se ne sta leggendo veramente di tutto e di più, ma fondamentalmente, a mio avviso, il dato che un po' tutti dobbiamo guardare, purtroppo, il dato degli aumenti del Covid, da addetto ai lavori super interessato a questi accadimenti e da parte l'ESA, perché lo Sì. dicevo in cronaca, un po' tutti volevamo vedere l'anno scorso la finalissima tra Paolo Moretti e Salvatore Formato, tra Calangi e Jan De Fal, tra Sì. il tuo nuovo playmaker e Fortunato Barrile. Cosa può succedere secondo te? Cosa Ma ci dobbiamo aspettare? guarda, io mi auspico innanzitutto che il governo capisca che la Serie B non è dilettantismo, perché siamo professionisti. Facciamo questo. E io fortunatamente non ho ancora una famiglia, ma c'è gente che dà da mangiare alla propria famiglia con questo sport, quindi non possiamo essere considerati alla stregua del calcetto amatoriale degli ingegneri il lunedì sera. Però
Poi sicuramente se i contagi saranno questi, secondo me devono ricambiare un po' le modalità, cioè nel senso il tampone deve essere obbligatorio una volta a settimana. E poi è chiaro, se il Covid incalza, io sono anche per un lockdown di 20-30 giorni, però secondo me prima di sospendere la B e la 2 io farei una riflessione sul tipo di campionato che stai andando a sospendere, perché non mi dite che Matteo Boniciolli è un dilettante che allena in A2, ma come lui tanti altri allenatori, non mi dite che la squadra di Verona è una squadra di dilettanti, perché allora se ragioniamo così, prima di sospendere la 2 e la Serie B ci sarebbe da sospendere tanto altro. Assolutamente, grazie Salvatore, grazie mille. Grazie a te, Giovanni. Presto.